is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know, no, no what I'm gonna do. Siamo tornati dalla pubblicità dopo un temporale epocale. Pazzesco. Siamo dovuti andare a... anzi, siete dovuti andare a... Non lo so, forse... Stai parlando con, uno dei con una delle massime autorità nel settore kart. Un kart... come si dice? Kartista, secondo me. No, un kartromo. Un kartromo. Un cartografo. Un cartografo solo. È una vergogna per un uomo. Ecco, comunque l'acqua che è venuta, Dio l'ha mandata, sì, nel vero senso della parola. Diciamo che ci ha dato l'input per cambiare la piscina, i giochi di spiaggia, alle cose un po' più serie, più... assolutamente. Quick time, quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Dobbiamo iniziare la seconda parte di VIP Show Beach. Anche no. Allora iniziamola. Iniziamo. Lo sai qual è, no, il nostro fil rouge di oggi? Ah, quello dice. Allora che c'è? Per cuccare nell'estate del 2012. Ah, allora, stai parlando con un professionista? Allora, dovresti vergognare. Secondo tappetovolante.org, per cuccare cervello batte muscoli 2-0. Questo lo dice il 52% delle donne italiane. Guarda, aspetta, guarda. Ma no, ma che fai? Ma no, ma abbiamo appena cenato. La dimostrazione che è vero questo sondaggio, perché io non ho un filo di muscolo, eppure. Vaffanculo, va. Le donne guardano il muscolo o guardano il libro che stai leggendo? Allora, le donne quando guardano, guardano con gli occhi, però dopo collegano il cervello, nel senso, ti guardano, sei un bel ragazzo, oppure guarda che bello, guarda che bello, è un uomo, eccetera, eccetera. Ma un minuto dopo vogliono sentire che cosa ti esce, dalla bocca. Lì scatta l'interesse, perché un conto guardare, cioè, è una cosa istintiva, però quando le catturi a livello cerebrale, lì può scattare... Che cosa? Quello che non scatta a te da tempo, no? Anche... Che intervista è? Oh, ma siete sicuri di farlo lavorare questo qua? Dipende, c'è la donna che cerca l'uomo, uomo, quindi non gliene frega una mazza di capire se muscoli, se non gli ha, se è alto, basso, ovvio che poi insomma anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi? Diciamo che oggi come oggi, secondo me, può essere più ricercato un intellettuale o un intelligente, brillante, piuttosto che uno muscoloso, perché la maggior parte della gente è muscolosa e stupida adesso. Quindi, secondo te, questo 5... Non sento mai le mie amiche o le persone che conosco, insomma, nel mondo femminile, che vedo un palestrato e dico, me lo farei. Cosa dico? Bel fisico, bel figo, bel fusto, bel gnocco, ma finisce lì. Secondo te questo sondaggio alla fine risponde a verità? Ma sì. Ma di che droga si fa? Non lo so, ho perso le parole. L'ho visto qui. Non so bene più cosa dire. In realtà te dovresti fare la domanda, io dovrei dare una risposta. Ah sì, la domanda. Manca la domanda. Scusa, eccola qua. Per cuccare, cervello batte muscoli 2-0. Cioè, la donna italiana viene più attizzata davanti all'uomo sotto all'ombrellone che legge Siddhartha, tanto per dire, che quello, insomma, tutto aitante, veloce e quant'altro. Secondo te? Allora, sicuramente l'uomo tutto muscoli e niente cervello, a mio parere, non ha alcuna attrattiva. A volte la bellezza è anche un'arma a doppio taglio. Però è anche vero che l'occhio vuole la sua parte. Quindi se è un ragazzo bello, anche se non è troppo muscoloso, però intelligente. Vabbè, ma non puoi trovare sempre tutte e due le cose. Torniamo alla storia del principe azzurro, che ha rovinato praticamente l'ultima generazione di italiani, insomma. Diciamo che non vuole nulla stringe. Bravo. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Personaggi TV si sfidano e ti sfidano, però personaggi TV non è che ti ho visto tantissimo, cosa, sul campo. L'unica cosa che hai fatto tu, cos'è stato? Fattoria dove vivevamo come negli anni 1780, cioè ero più o meno eravamo vestiti con guardaopini, che ancora rimasto, è vero. E è anche rimasto indietro. Non mi hai capito se chiami Francesco o Pino. Pino, come ti chiami? Pino, si chiama Francesco. Tu da donna, appunto, che giovane donna, hai tante. Bentornati al meteo, sarà una domenica illuminata dal sole in quasi tutta Italia. Andrai in spiaggia anche con le amiche e tra di voi, cosa dici? Guarda che bel libro sta leggendo quello là. No. Ecco, appunto. Però quando vediamo uno tutto muscoli diciamo, questo qua fa pena.
Quindi mi confermi che insomma il 52% degli italiani che guardano il libro è... Diciamo che guardano solo il libro non mi convince. Secondo me sono le bugiarde, perché le donne quello che guardano per primo è il culo, dunque dei uomini, come noi. Siamo dei fortunati. Adesso darsi genere dicendo ma noi preferiamo gli intellettuali, per me sono balle. Ma dai, ma che carino! Grazie, mangi, mangi, mangi. Oh. Non sei d'accordo con questo sondaggio? Giustamente no. A portare la torta. Diciamo che dal primo abordo, se non conosci una persona, guardi fisicamente se fa parte dei tuoi gusti, diciamo. Poi è vero che dopo, se incontri una persona che con degli amici in una serata, può apprezzare molto una persona, però a livello di spiagge quello guardi, quello che c'è c'è, quello che c'è c'è. Sempre per rimanere in tema ombrellone, cosa ammazza l'Eros sotto all'ombrellone? Ma che cacchio di domanda è? In generale mi fa passare la voglia la volgarità. Quella mi fa proprio passare la voglia, in qualsiasi forma. Non sono tanto male a tenere la mazza in mano, adesso non ridete, però... Attenzione, Ma il costume, se il costume intero, se hai un costume intero, sei meglio che stai a casa. Anche se uno non ha la possibilità di mettere costumi doppi, credo che sia comunque il caso di farlo. Allora, innanzitutto non mi piacciono troppi tatuaggi. Se scoprissi che tolta la maglietta è pieno di tatuaggi... La donna truccata in spiaggia mi dà fastidio, perché è un richiamare l'attenzione dove magari non serve richiamarlo, dove è inutile richiamarla. La pancetta. Lo amo con un po' di pancetta, piace sempre. Io mi dissocio, a me piace comunque un bel fisico, appunto non muscoloso, magari non necessariamente muscoloso, però non la pancetta, no. Per favore. Sei diventato troppo bravo. Non puoi dirmi che la cosa che ti fa passare l'Eros è la volgarità, dai. Non mi dà fastidio. Ma non ti riconosco più. Oddio, cosa volevi? Addio! Non ti saluterò più. Cosa volevi che ti dicessi? È una storia pulita. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Praticamente i seni che cadono e anche il culo. Beh, ma tu sei abituato bene, caro mio, eh? Lo so. Io faccio le mie scelte, caro mio. Sei abituato bene, sei sto pezzo d'uomo, insomma, per te è più facile, eh? Accontentati, stai tranquillo. Per chiudere, visto che tu ti occupi di meteo. Bentornati al meteo. Più o meno andremo in onda verso metà agosto noi con questa puntata. Come sarà il tempo? Già che ci siamo! Inventate sempre, fa finta di saperlo, dai. Allora, per metà agosto ci sarà un caldo soffocante, temperatura sopra le medie stagionali, però tanto sole da nord a sud, perché tornerà l'anticiclone nordafricano che ci garantirà delle belle giornate, ma temperature anche sopra i 35 gradi, quindi stringiamo i denti, l'estate sta finendo, quindi godiamocela. Qualche temporale e anche neve fino a bassa quota. Dobbiamo anche spaccare quest'idea che le donne belle sono più difficili da avvicinare. Ah, vabbè, sì, vabbè. Io penso il contrario, perché le donne che sono troppo belle, per esempio, tutti gli uomini dicono non ci prova perché comunque ne manderà in questo paese. Sì, secondo me sì. E invece è il contrario, perché sono talmente sole, eccetera. Tu vai lì con un po' di simpatia, di allegria. La storia è molto affascinante. E una donna bella per me è più facile di avvicinare che una brutta che comunque è molto abituato a farsi... vabbè, sì, ho capito. Quello che cambia, diciamo. Sì, è la cosiddetta anche chimica. A questo punto noi diamo la parola al nostro Caimano da Milano, che ha un nuovo inviato, e intervistiamo Lola Pons, arrivata in Italia con il fidanzato a fare follie. Let's go, go, go. They say it's insane when you think somebody's gonna change when they won't. I'm getting tired of this recital. Is it really worth fighting for? Amici di VIP Show, stasera siamo con Lola Pons. Buonasera, come va? Fa caldo. Tu come stai? Tutto a posto? Felice, oggi sono una girl speak e stiamo presentando questa linea di abbigliamento che potete trovare online. Vabbè, ma tanto tutti fanno così. www.girlspeak.it. Oltre a poter acquistare le nostre t-shirt, potete vedere anche tanto altro. Sappiamo che sei argentina, vivi a Miami. Cosa ti ha spinto a venire in Italia a fare le vacanze? Me lo stavo chiedendo anche io, non lo so, forse... In realtà
io non faccio mai vacanze perché mi annoio, quindi sempre cerco di fare vacanze e lavoro. Di fatto sono stata invitata al Festival di Taormina, devo andare a fare la madrina al Festival di Ischia, quindi un po' di mare nel mezzo lo faccio, però per il mio amore sono stata, stavolta non sono da sola, però sempre mi piace divertirmi. Tu che costume preferisci indossare? Io bikini, che non si sentono addosso, per viverlo molto saludablemente, quindi tantissima frutta, tantissima sport, all'acqua, wakeboard, ski, surf. Se è contenta lei. Gira voce che in America è stato censurato un tuo video. Cosa c'era di così scottante da censurarlo? C'erano solo due corpi nudi che interpretavano Adamo e Eva con una serpente vera che ci circondava tutto il corpo. Le sentirai parlare. Era un po' forte, perché poi la canzone, infatti, la sentirete qua molto presto. Non è così grave, così forte, però sicuramente è rock, è trasgressivo, è come io. Riusciremo a vederti nel musical Evita qua in Italia? Come stai quelle cose? Forse, forse, me lo vengono proponendo da tanti anni. Speriamo. Anche no. Prima per tutti i miei fans penso fare un disco per tutta la gente che mi segue da anni, che mi sopporta da anni, tutti questi cambiamenti, che dice, Lola, adesso che fa? Voglio fare un disco decisamente diverso da tutto quello che ho fatto e sarà una sorpresa. Gli avete chiesto fra quanti giorni? Saluti a tutti i nostri amici VIP che fanno show. That's how much I regret you. I wish I never met you. C'è la luna a mezzumare, mamma mia, mamma di dare. Siamo arrivati in fondo a questa quinta puntata di VIP Show, la prossima probabilmente dalla Sardegna, caro mio. Ah sì? Probabilmente. Vuoi che vengo? No, lascia perdere. Probabilmente dalla Sardegna, cara mia. Io vengo volentieri. Perfetto, lei viene. Bentornati al meteo. La sesta puntata, cioè la prossima, sarà anche l'ultima di questa versione Beach. Meno male. Tu non lo sai, ma ultimamente, per chiudere, siamo tornati a fare una cosa che facevamo tempo fa, cioè leggere un aforisma per far riflettere gli amici a casa mentre prendono il sole sui lettini e quant'altro. Ma che me ne frega. Oscar Wilde disse: l'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione. Ecco. Devo dare il tempo a lui che capisca, hai capito? L'esperienza è la scuola più importante, non ti dà il tempo di imparare. Tu sbagli, tu sbagli e hai imparato. Guarda, diciamo che la prendi lì, ma quando è già troppo tardi. Questo lui voleva dire. Bene, è tutto. Noi ci vediamo alla sesta puntata di VIP Show Beach. Ciao. Mi raccomando, tenetela su e non fate le brave. Mai. Mai. Ragazzi, tenetela su soprattutto, mi raccomando. Buonanotte. Attenzione al caffè. Dare! Attenzione al caffè. Andato. Pesce fritto e baccalà. Uè, gomba, una pompina c'è già cattà. Oh, gomba, gambe voglio marità. Vagliotta gambe voglio marità, c'ho mamma la vagliotta gambe voglio marità, c'ho mamma la vagliotta gambe voglio marità. Ehi! A VIP Show con il Don 8 volte più buono, Marshall, All Round Excellence.